Ciao, io sono Giorgio. Prima di iniziare questo video, che però molti di voi probabilmente avranno già capito di cosa parlerà, scusatemi se dietro si vede il condizionatore, ma vi assicuro che in giornata come questa divento uno dei miei migliori amici. Come avrete sicuramente intuito da questo titolo un po' strano che qualche giorno fa avrete visto utilizzare anche a Mike Scioscia, oggi siamo qua per parlare di me. Ho sposato l'idea di Mike Scioscia, che precedentemente ha sposato l'idea di Sick Wolf, se non ricordo male Sick Wolf, comunque un saluto a entrambi. Uno, perché comunque stimo molto Mike e devo dire che mi è piaciuta veramente tanto questa idea, perché io sono una persona che ultimamente non fa tantissimi vlog, non viaggiando ultimamente non vloggo, e voi non sapete praticamente quasi nulla di quello che sto facendo io in questo periodo, di quello che faccio io nella vita in generale. Certo, chi mi segue su Instagram, che è il social dove sono più attivo, quindi seguitemi qua sotto in descrizione, saprà più o meno qual è la mia routine, saprà più o meno che vado all'università eccetera, ma nessuno veramente sa quali sono i miei impegni, quali sono i miei pensieri ogni giorno, qual è la mia effettiva routine, cosa faccio per divertirmi, insomma un insieme di cose che ho deciso di racchiudere in questo video, perché e invito anche tutti quelli che stanno guardando questo video, magari a fine video taggerò anche uno youtuber invitandolo a fare questo tipo di video, perché secondo me, che c'è? Ti stai arrabbiando? Perché secondo me questo video è un buon pretesto per rendervi partecipi della mia vita. Allora, io sono Giorgio, ho 21 anni, sono di Palermo, come probabilmente saprete, che non è che posso camuffare una cosa del genere, e nella vita faccio lo youtuber. Non solo, metto subito diciamo un piede avanti. Piedo avanti, ragazzi, questo è perché registro alle 22:18. Non solo, perché in realtà, come molti di voi sapranno, vado anche all'università. Perché lo sto mettendo come se fosse una scusa? Non per giustificarmi, non per far capire o far vedere che lo youtuber non è un vero lavoro e che quindi faccio altro, ma semplicemente perché oggi, volendovi parlare della mia vita e quindi della mia routine anche, non posso non menzionare una cosa che è presente giorno per giorno, 24 ore su 24, più o meno, tranne in questo periodo in cui me la sto grattando totalmente, come lo è YouTube. Quindi io sono sia uno youtuber principalmente, ma studio anche all'università. Cosa studio? Ingegneria informatica. Bella storia. Io diciamo che se vi dovessi consigliare, cioè mettere tipo un cartello "lasciate ogni speranza o voi che entrate", o per citarne una molto più famosa e bimba minchia, "fate l'amore, non fate ingegneria". Però in realtà, ragazzi, sono tutte frasi fatte, perché ve la consiglio, anzi ve la straconsiglio, però mettetevi sotto, rompetevi il culo, perché porca troia se è difficile. Ho iniziato a fare l'università perché, come penso per tutti quelli che hanno iniziato quando ho iniziato io, YouTube era semplicemente un hobby. Un hobby che adesso si è trasformato in qualcosa di più e che quindi ci ha portato anche ad avere degli introiti, dei guadagni da quello che facciamo, da quello che ci diverte fare. Ma nulla toglie il fatto che fare video su YouTube è rimasto comunque una passione. Io sto grondando, ragazzi, perché veramente fa un caldo bastardo. E quindi, anche se adesso ho più di 900.000 iscritti, non so quanti siamo arrivati, però grazie mille perché cresciamo veramente velocissimi. Secondo me è un gran peccato abbandonare l'università. Se posso darvi un mio modesto consiglio, inseguite i vostri sogni, sì, ma fatelo, diciamo, mantenendo sempre più o meno i piedi per terra. Nel senso, sognare è giusto, sognare è bello, però se potete, diciamo, cercate anche di farlo in maniera consapevole. Chi mi conosce, chi è mio amico, tutti i miei colleghi, per esempio, di università, perché ci chiamiamo colleghi, tutti i miei colleghi sanno che vado molto molto a rilento, proprio perché in contemporanea, anzi principalmente, faccio lo youtuber. Quindi, chiusa questa piccola parentesi università, che avrete capito cosa faccio, perché lo faccio, da quanto lo faccio, questo è il quarto anno. No, il quarto anno, però sto iniziando praticamente il terzo, perché sono appunto un anno indietro. Passiamo a parlare di quello che faccio su internet, che è il motivo per il quale voi mi conoscerete. Io praticamente fin da piccolo sono stato un bambino molto vivace. Mia madre è solita raccontare che non ho dormito per 4 anni di fila. Questa è la sua frase d'effetto. Ogni volta che c'è rimpatriata, una cena con i parenti, una cena con i colleghi, una cena... insomma, ogni volta che si mangia c'è una cena ed esce per sbaglio l'argomento figli, mia madre tira fuori il suo pezzo forte. Non so com'è che non mi ha ammazzato quella notte. Non so quale notte precisamente, ma la leggenda narra che addirittura volesse farmi esorcizzare perché pensava fossi posseduto dal demonio, perché non dormivo mai, cazzo. E questo mi rende veramente molto molto nervoso all'idea di avere un figlio in futuro, perché se dovesse fare come ho fatto io per 4 anni, penso mi sparerei tranquillamente, posso dirlo, nelle palle. Poi sono cresciuto e fortunatamente il fatto di non dormire si è... ormai si è conservato, perché non dormo mai praticamente,
ma se posso dormire, cioè se riesco a dormire, cazzo dormo fino a quando proprio non mi bombardano la camera da letto. Crescendo sono andato a scuola, elementari, dalle suore, e lo so, è incredibile, ma dalle suore sono andato a scuola. Poi alle medie, poi alle superiori, liceo scientifico, perché mia madre diceva che dovevo essere uno scienziato, no, non lo so perché, penso perché lei dice sempre che lo liceo dà una preparazione più equilibrata, quindi ci sta. Invece tipo Jumpitech ha fatto il professionale. A proposito di Jumpitech, nel 2000, tipo 8-9 anni fa, non mi ricordo che cazzo era, forse 2009 o una roba del genere, tramite un mio compagno di superiori conosco Jumpitech, e tramite Jumpitech, che ancora non era Jumpitech, era semplicemente Giampiero, cioè era Pietro, ma lo chiamavano Giampiero, che è una cosa che non ho mai capito e mai capirò, ho iniziato a bazzicare sul mondo di YouTube, insomma. La mia storia su YouTube è molto nota, ce l'ho raccontato un sacco di volte, però per farvela molto molto breve, ho iniziato facendo dei video molto molto simili a quelli che faceva Wilwush ai tempi d'oro, e poi piano piano mi sono creato un mio stile, un mio format, eccetera, fino all'anno in cui ho chiuso Segnale Disturbato e sono diventato Murri, anzi all'inizio X Murri Pounds, poi da 5 anni ormai vado avanti con questo canale qui. Poco fa vi ho citato il fatto che non dormo tanto. Questa è una cosa che chi appunto è mio amico sa. Per esempio Jumpy lo sa benissimo, perché ogni volta mi prende per il culo che io ho sempre sonno la sera presto, tipo a mezzanotte già vado a dormire, perché ragazzi mi sveglio veramente molto molto presto. Poi ovviamente sicuro qua nei commenti ci sarà qualcuno che mi dice: minchia, io mio padre si sveglia alle 4 del mattino. E ok, bravo tuo padre, cioè mi dispiace, in realtà non bravo. Io più o meno mi sveglio sempre alle 6 e mezza del mattino, perché che succede? Io la sera arrivo, cioè sveglio andando così presto, poi la sera crollo. Infatti già io tipo tra un'ora e mezza sono in coma farmacologico, quindi non riesco a finire di montare. Sapete che carico ormai da un anno e mezzo, o forse anche di più, un video al giorno. Non ce la faccio a fine di montare ovviamente la sera, perché ci vuole veramente tempo. Io più o meno a montare ci metto 3-4 ore a video, ma come minimo. Poi ci posso mettere anche 5-6, dipende. Mi sveglio alle 6 e mezza, finisco di montare, e poi boom, dritto in università a studiare o a seguire le lezioni. Per esempio quest'anno me lo sono preso part time, perché appunto mi sono iscritto in maniera part time, non ho potuto seguire le lezioni, ho cercato di recuperare le materie che avevo indietro con scarsi risultati, perché però ho dedicato veramente anima e corpo a YouTube, e devo dire che su YouTube i risultati si sono veramente veramente visti, perché è un lavoro che se ne dica, anche se ormai è un po' sdoganata questa cosa del fatto che lo YouTuber non è un lavoro, è un lavoro che ti prende veramente tanto tanto tempo, e soprattutto più fai più ricevi, secondo me, più o meno, non è sempre così, però in linea di massima funziona in questo modo. Quindi la mia routine parte subito prestissimo, vado all'università, mi distruggo le palle lì a studiare quello che è. Però ultimamente ho ripreso anche ad andare in palestra, che è una cosa che chi mi segue su Instagram saprà. Ho iniziato a fare attività fisica da piccolissimo. Ho provato tutti i peggiori sport. Calcio 2 giorni e mi hanno mandato a fanculo. Anzi, mi sono messa a piangere e non so perché. Poi mia madre non mi ha voluto più iscrivere, perché abbiamo perso tipo la caparra dell'anticipo. Poi ho provato nuoto, quello è durato effettivamente un po' di più, ma sempre una questione di 2-3 mesetti, e poi affanculo pure quello. Anche se il nuoto era veramente molto bello, ragazzi, fate il nuoto, perché a parte vi costruisce proprio delle spalle così, è altro che palestra. E poi soprattutto è molto molto bello. Poi ho provato basket, ho provato taekwondo. Cazzo, ho fatto 8 anni di taekwondo, 7 anni, ero tipo la cintura prima della nera, ero tipo rossa se non sbaglio. Ho provato capoeira, anche quella figata, di recente tra l'altro, capoeira veramente veramente molto molto figa, perché appena incomincia a imparare le acrobazie diventa veramente una figata. Nel frattempo avevo fatto palestra per 2 anni, gira che ti rigira sono tornato in palestra, perché ormai quando avevo iniziato un percorso e vedevo che stavo perdendo i risultati che avevo acquisito, mi girava troppo il cazzo e mi sono riscritto in palestra. Ho detto affanculo e mi riscrivo in palestra. Ma non vi ho menzionato in tutto questo, e infatti mi meriterei una testata nelle gengive visto che Mike lo ha fatto subito, il fatto che in tutto questo sono anche fidanzato da 4 anni e... maggio, giugno, luglio... 4 anni e 3 mesi con... quasi 4 mesi con Federica, che ho conosciuto 4 anni e 4 mesi fa, più o meno, un po' di più. In realtà forse questo ve l'ho già raccontato, però raccontiamolo. La mia storia con Federica è partita veramente a casissimo. Ci siamo conosciuti a una festa di un nostro ex amico, però ci siamo subito piaciuti, e io onestamente, siccome era il periodo in cui andavo in palestra ed ero abbastanza figo, ero un po' tascio, proprio un po' tascio, proprio tipo i capelli piastrati, una cosa indecente. Forse più indecente di me c'era solamente Jumpitech col cerchietto, però ero
ci sapevo fare più o meno. Poi avevo già visto che Federica comunque rispondeva abbastanza bene alle mie avance, tra virgolette, e ci siamo messi insieme. All'inizio pensavamo tutti e due, vabbè, dura una settimana, due settimane, un mese, due mesi, e sono 4 anni e 4 mesi che va tutto a gonfie vele. Ci sono gli alti e bassi, ma minchia, in 4 anni e 4 mesi vorrei ben vedere. Vorrei spendere altre due parole su Federica, anche se Giampitec mi dirà che sono farietta, perché lui ha questo problema qui. Federica è un tassello molto importante della mia vita, perché c'è stato in momenti molto molto, e ci sarà sempre, come io ci sono stato per lei, però in momenti molto molto difficili. Diciamo che ora come ora non mi viene nessun momento in particolare, perché per fortuna non ho avuto grossi drammi nella mia vita, a parte che mi sono cappottato con la macchina, però vabbè, quello poi ne riparleremo adesso tra poco. Però come dicevo prima, c'è nel quotidiano, che secondo me è la cosa più importante. Possiamo andare al momento sfighe. Mike ha parlato di sfighe, io di sfighe ne ho avute tante, anche tante fortune, ma soprattutto tante sfighe. Molti di voi sapranno che io, diciamo, ho una sfiga abbastanza grande con i mezzi di trasporto. Infatti chi non mi segue da tempo, quindi per i nuovi arrivati, ciao, siete tutti bellissimi, continuate a seguirmi, perché non è che vi iscrivete e poi mi pisciate. 2 o 3 anni fa mi sono ribaltato, forse 2 anni fa, mi sono ribaltato con la macchina. Qua apparirà una foto, che ormai questa foto ha fatto la storia, e quello è stato un momento veramente molto complicato, non solo perché mi sono cagato addosso, ma anche e soprattutto perché ho distrutto la macchina di mio padre. Due paroline le spenderei anche sui miei genitori, perché tutti voi conoscerete mio padre. Mio padre è una grandissima persona, forse non guarderà questo video perché è in vacanza, quindi posso sfogarmi senza, diciamo, andare in imbarazzo. Dicevo, mio padre è una grandissima persona, perché mi ha sempre supportato in tutto quello che facessi. Anche lui ci tiene molto molto allo studio, al fatto che mi lauri e tutto. Però io sono sicuro che è veramente tanto tanto orgoglioso di quello che faccio su YouTube. Non abbiamo un rapporto super confidenziale, o meglio, sì, ce l'abbiamo super confidenziale, ma non è che parliamo seriamente poi così tanto. Però io devo dire che secondo me tra di noi c'è una profonda stima reciproca, perché anch'io ho molta stima di lui, dalle cose che mi racconta, dal fatto che lui a 14 anni già lavorasse, si è costruito da solo. Però penso che la cosa sia ricambiata, quindi sì, è vero, gli do un po' di noie e di pensieri con questa minchia di laurea, perché speriamo di riuscirci. Mia madre invece, che nessuno di voi probabilmente avrà mai visto in faccia, perché lei non si vuole fare vedere, è un po' complicato, diciamo, il nostro rapporto, perché anche lei ci tiene più di qualsiasi altra cosa al mondo all'istruzione, al fatto che io mi lauri e tutto, perché non è che non creda tanto in quello che faccio, però pensa appunto che un domani quello che faccio potrebbe finire, che è anche vero, per carità, e quindi ci tiene molto al fatto che io mi lauri e mi tolga dal cazzo, che è anche giusto. Diciamo che ogni tanto discutiamo, abbiamo delle discussioni, perché comunque non per forza io devo prendere la strada di mio fratello, quindi se per ora sto facendo questo mi gratifica, guadagno e soprattutto sto avendo dei bei risultati e delle grandi grandi soddisfazioni, diciamo che io non lo mollerò mai per nessuna cosa al mondo, e inevitabilmente questo rallenta il mio studio. Ragazzi, io più o meno vi ho raccontato la mia vita, vi ho raccontato la mia famiglia, i miei amici, cosa ho fatto da piccolo, cosa sto facendo adesso, qual è la mia routine. Penso che possa essere abbastanza, perché per raccontarvi veramente in toto la mia vita sarebbe veramente davvero troppo grosso. Però penso che questa sia una buona fetta della mia vita, della mia routine, e penso che vi abbia fatto piacere, anzi spero vi abbia fatto piacere esserne divenuti parte. Io ringrazio ancora Mike, magari inviterei mio compare Jumpy a farlo, lo so che era un po' scontato taggare lui, però raga, stiamo parlando di me, chi altro potrei taggare se non lui? E niente, spero vi abbia fatto piacere conoscermi un po' più a fondo.